lo scopo di questa iniziativa? Bene, lo scopo di questa iniziativa è quello di riuscire a, attraverso la dottoressa Priulla, a fare una, diciamo, a riflettere insieme proprio su quelle che sono le caratteristiche che riguardano le donne e gli uomini e anche su quanto potrebbe essere importante davvero sviluppare una cultura del rispetto, e proprio perché ognuno di noi, donne e uomini, possiamo convivere insieme civilmente facendo cose diverse e anche cose uguali, ma anche essendo molto complementari. E poi un'altra delle ragioni di questa iniziativa oggi è commemorare Monia Andreani, che è stata una persona, una donna di grande valore, di grande importanza nel nostro territorio e non solo, a livello locale, a livello provinciale, a livello nazionale, proprio perché è stata una donna che è morta precocemente e quindi ha interrotto un percorso importante che voleva appunto per le donne, e per gli uomini, per i bambini, uno sviluppo, una capacità di conciliazione e di presa d'atto dell'importanza anche delle cure reciproche tra tutti noi. Quindi io sono molto contenta che oggi ci sia questa iniziativa proprio per questo scopo. Oggi le donne si considerano alla pari dell'uomo, ma vengono rispettate allo stesso modo? Bene, noi donne abbiamo fatto molte conquiste in questi decenni, in questo secolo, e proprio per cercare di raggiungere degli obiettivi importanti, soprattutto in temi di diritti, perché noi crediamo di essere come gli uomini, anche se abbiamo delle differenze. Abbiamo delle differenze come persone, come personalità, come fisiologia, anche il nostro corpo è diverso da quello degli uomini. Però il problema è che per tanti anni ci hanno considerato meno, per cui abbiamo iniziato a votare solo circa 70 anni fa. Abbiamo avuto il diritto di poter svolgere delle attività lavorative solo negli ultimi anni. Non abbiamo e non rivestiamo incarichi dirigenziali in molte realtà organizzative dove pure potremmo farlo. Molto spesso abbiamo un salario inferiore rispetto a quello degli uomini. Quindi diciamo che pur essendo a parità di diritti, anche per la Costituzione italiana, uguali, in realtà ancora non siamo trattate allo stesso modo. Io mi chiamo Graziella Priulla e ho insegnato per 40 anni sociologia della comunicazione e della differenza nella Facoltà di Scienze Politiche di Catania. Mi hanno invitata a questa rassegna perché vengo spesso nelle Marche, abbiamo fatto tante cose insieme con Sara, con tutte le altre donne che fanno parte dei movimenti femminili che sono numerosi e importanti in questa regione. E oggi parleremo proprio di questo, delle attività dei movimenti che si ispirano alla filosofia della differenza, un tema su cui Monia Andreani ha lavorato tanto e che sul territorio danno vita a tutta una serie di iniziative che vedranno questa rassegna arrivare in quasi tutti i comuni della regione. Quanta gente affolla alle vostre conferenze? Grazie. Allora, c'è un bel numero di persone, si può dire che la rassegna, che più o meno si avvia a essere alla metà degli appuntamenti previsti, ha avuto una buona affluenza, le persone sono venute, sia uomini che donne, abbiamo avuto un pubblico anche più giovane perché abbiamo proposto comunque anche degli appuntamenti dedicati ai più giovani e ai piccolissimi, quindi speriamo che possa continuare così con un bel numero di persone. Che messaggio volete inviare alle donne?
messaggio che vogliamo inviare non è rivolto solo alle donne, anche se può sembrare rivolto a loro, perché il titolo Impronte femminili fa pensare a femminile donna, però in realtà noi con impronte femminili intendiamo la parte femminile che c'è dentro ognuno di noi. Ogni uomo e ogni donna hanno dentro di sé una parte sia femminile che maschile, nelle proprie competenze, nelle proprie abilità, e per impronta femminile intendiamo proprio la parte che ha più affinità con l'empatia, con la sensibilità, col mondo creativo, con quella sfera, diciamo, dell'umano che a volte viene considerata più debole. Però non lo è, per noi invece è un valore questo, e lo vogliamo dimostrare con gli appuntamenti che stiamo presentando. Quindi l'impronta femminile è rivolta a tutti.